Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video. Buon venerdì 5 luglio a tutti. È una mattina movimentata in casa Juventus perché Di Gregorio, il nostro nuovo portiere, è arrivato al J Medical e queste sono le immagini. Appunto, sosterrà quelle che saranno le visite mediche. Tra l'altro, ho letto una notizia che a livello social Di Gregorio ha tolto tutti quelli i mi piace, i mi segui alle varie pagine dei cartonati. Perché? Perché comunque Di Gregorio ha un passato, mi pare, nelle giovanili dell'Inter, quindi diciamo è stato sterilizzato con il proseguo della sua carriera e adesso ha concretizzato questo suo passaggio alla corte della vecchia signora. Quindi benvenuto a Di Gregorio, che è uno degli acquisti ufficiali, perché l'ufficialità è per Douglas Luiz e per Di Gregorio. Manca ancora quella di Kiefer Thuram. Sappiamo che Giuntoli si sta puntando su Kobbie Mayers e si comincia a parlare anche di Sancho. In uscita probabilmente Chiesa, ormai possiamo dirlo, è sulla via della cessione. Vedremo se e con quali parametri, così come ormai Rabiot possiamo definirlo un ex giocatore della Juventus. Inoltre stamattina, mi pare, dovrebbe anche sostenere le visite mediche Alicia Lehmann, la compagna di Douglas Luiz, ed è secondo me un grande acquisto, non so tecnicamente, quindi io mi riferisco piuttosto a livello social, perché si può definire come la CR7 al femminile, non tanto per le capacità in campo, che onestamente non conosco, che vorrò apprezzare eventualmente da qui in avanti, piuttosto perché a livello social è veramente una delle atlete a livello femminile molto 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 seguite, e questa può essere anche una buona operazione di marketing, oltre ovviamente quello che potrebbe essere il suo apporto nella Juventus Women. Quindi un grandissimo acquisto anche per quanto riguarda le nostre ragazze. Oltretutto Azic, il serbo montenegrino, mi pare, che è arrivato, è stato depositato il contratto, è una grande promessa, ha 18 anni, verrà aggregato alla New Juve Next Gen e sarà visionato, o perlomeno valutato, durante il ritiro estivo anche da Thiago Motta, quindi potrebbe essere un nuovo Yıldız. Ieri sono usciti i calendari, ho già avuto modo con un mio contenuto di poter dare quello che è la notizia e tutte le slide delle 38 giornate, però ho notato, io non so se solo io che ho notato questa cosa, che durante la presentazione della grafica, della nuova grafica come l'ha chiamata Di Servo, che è il presidente della Serie A, c'è una sottile, poi magari sono io il malpensante, però c'è una sottile vena contraria alla Juventus. Si è presa in esame una partita che Juventus-Bologna, quella insomma la penultima gara o la terzultima gara, dove abbiamo pareggiato 3-3, facendo quasi l'esempio della Juve che prende il gol, della Juve che è sotto, e poi appunto per dare l'immagine di quello che è la munizione, come saranno gestite le munizioni a livello grafico, la munizione quale? Quella di Cambiasso. Quindi sembra quasi qualcosa fatta apposta, tirata apposta verso quello che sono appunto una sorta di vento contrario alla Juve. L'anno scorso sappiamo benissimo che noi siamo stati
l'unica squadra a non avere nessun field review da parte del VAR a favore, se non nell'ultimissima partita contro il Monza, nell'ultimissimo minuto di recupero. Tra l'altro si stava valutando un rigore a favore del Monza. Poi nella field review della VAR hanno visto che c'era stato prima un tocco di mano del giocatore del Monza. Siamo stati l'unica squadra, e non è che non ci sono stati episodi in cui avrebbe dovuto la VAR intervenire, però insomma sappiamo che siamo così. E quindi c'è sempre stato una sorta di qualcosa contrario, e in questo caso appunto c'è, come appunto vediamo dalle immagini, una sorta di quasi andare a indirizzare certi atteggiamenti, perché insomma sono 10 partite ad ogni giornata, mi pare, quindi si tratta di 380 partite nell'arco di una stagione. Si va a prendere in esame solo un Juve-Bologna e si va a prendere in esame una ammonizione di Cambiaso. Vabbè, sarà il caso, sarò io che sono malpensante, però mi ci hanno portato ad esserlo, a ragion veduta, aggiungerei. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito al mio prossimo video che uscirà intorno alle 16, è una sorta di video sfogo in merito a tutto quello che stiamo subendo riferito al calciomercato, perché il rosicare di tutti questi cartonati fa indurre gli stessi a dire stupidaggine, quindi magari ogni tanto serve un attimino metterli a posto. E alle 4 circa, 3-4, adesso vedrò quando, pubblicherò un mio video a tema. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, a iscrivervi al canale, è assolutamente importante per sostenere il canale nella sua attività. Inoltre vorrei ricordarvi che da lunedì 8 luglio alle 12.40 per più o meno 40 minuti io e Geugo terremo quella che è la seconda stagione di Lanci Juventus. Penso di aver detto tutto, vi ringrazio e fino alla fine, sempre, sole, nonostante tutto, forza Juve!